Che noi teniamo è che il bimbo non possa esprimersi, che possa essere una situazione poco carina e discriminato perché magari disegna, quando chiedono di fare il disegno della sua famiglia, disegnerà due mamme e un bimbo. Marilena e Laura, due mamme e un bambino di 3 anni. Gianfranco e Tommaso, una famiglia con 2 papà e 2 bimbi. Famiglie con genitori omosessuali che vivono sempre di più anche nel nostro paese alla luce del sole, con una paura che i figli siano discriminati a scuola. Così a Roma è nata l'idea di un corso per insegnanti organizzato dall'associazione Famiglia Arcobaleno. Aula stracolma, a lezione ci sono i maestri, dietro al tavolo esperti, ma soprattutto genitori con le loro testimonianze. Questi bambini non sono assolutamente un incidente in percorso. In molti di questi corsi sono state proprio le testimonianze a darmi gli strumenti per poter lavorare a scuola. Nella mia classe è sorta la domanda: ma maestra, è vero che non è possibile che non ci sia un papà? E questa è stata, insomma, una domanda che abbiamo affrontato. Dare risposte e combattere la discriminazione è un pericolo sempre dietro l'angolo, lo hanno capito a loro spese le famiglie Arcobaleno. All'annuncio del corso, di fronte alla sede, è comparsa questa scritta. Ah, c'era scritto: curate i gay, non plagiate i bimbi, milizia Cristi. È abbastanza sconvolgente, devo dire. È la prima volta che c'è un attacco così diretto, così esplicito.